averci invitato, Claudio, e con voi che ci fa piacere essere qui, anche se siamo stati con molta difficoltà. Ho presenziato con mia moglie perché con mia moglie siamo la famiglia che abbiamo creato questo, insomma, venuti dall'artigiano, poi ancora siamo artigiani, ma lavoriamo prettamente in una struttura familiare. Lascio la parola a mia moglie che presenta il prodotto. Voglio comunque ringraziare la signora Viola, perché è stata la signora che mi ha lanciato nel 2015, quando c'era il Salone del Gusto. Nel 2016 ho partecipato con lei. Esatto, poi dopo il 2015 sono stato da lei, che sì, mi ha dato la farina, mi ha fatto visitare il suo granaio, ecco, cose che forse pochi conoscono come è fatto. E sì, abbiamo partecipato al Salone del Gusto con la Slow Food, dove abbiamo presentato questo panettone, che era un lievitato, ma non era il panettone, perché la farina del Gentilrosso non ha questa forza da poter fare un lievitato, un grande lievitato, ma era misto di più farine, e quindi però aveva la caratteristica del sapore particolare, del buono. E da lì poi, con il 2016, siamo stati al Salone delle... siamo stati alla manifestazione nella Mole del Panettone, dove abbiamo vinto il primo premio come miglior panettone. E ci siamo distaccati di 70 punti di distacco verso le altre persone. E poi c'è stato un man mano di riconoscimenti che... ormai ha detto quasi tutto. La nostra è una piccola azienda, è un piccolo laboratorio di pasticceria artigianale. In realtà era prima un bar con un piccolo laboratorio, poi noi l'abbiamo trasformato una volta, insomma, abbiamo una lunga storia, di secoli, ma radici forti, delle radici, come diceva prima Emiliano. C'è stato un momento in cui, appunto, dopo tanti tentativi, dopo tanto studio, dopo tanta ricerca, abbiamo deciso di metterci in gioco partecipando a dei concorsi nazionali e internazionali, e per nostra fortuna, insomma, nel momento in cui abbiamo riscontrato che il prodotto è stato apprezzato dalle giurie, quindi i riconoscimenti sono arrivati. Ovviamente noi ci spieghiamo al territorio della produzione, quindi è un panettone semidisciplinare, ma gli ingredienti che noi utilizziamo per produrlo sono del nostro territorio, provengono dal nostro territorio, le arance. Lui è un maestro lievitista, un maestro canditore anche, quindi le arance le candiamo noi, la melannurca la candiamo noi, le castagne le candiamo noi, e poi sono tutti elementi che noi utilizziamo per creare il lievitato. Perché? Perché l'idea è nata, noi arriviamo anche da un'esperienza di lavoro all'estero, stando lì ci siamo resi conto, ogni volta che entravamo in un bar, in un ristorante, eccetera, che non mancava nel menù un prodotto italiano. Un cappuccino, una pasta alla bolognese, eccetera, eccetera. Quindi è lì che siamo riusciti ad essere consapevoli e capire che la tradizione gastronomica italiana è forte in tutto il mondo, cioè è valida come idea, e da lì abbiamo deciso di non lasciare il territorio, visto che comunque ci regala delle preziosità. E quindi quando creiamo un prodotto decidiamo di raccontare un po' il nostro patrimonio culturale, perché questo deve essere, non è semplicemente prendi la mela, la metti dentro e finisce lì. Cerchiamo anche, per esempio, di presentarlo su quelli che sono dei manufatti che rappresentano il nostro territorio. Prima sentivo l'artigiano, il ceramista, o non so come si chiama. Noi abbiamo, per esempio, a Cascano una fabbrica dove si producono ancora queste terracotte, questi manufatti di terracotta. Cascano è una frazione di Sessaulunca. Esattamente, dove si producono questi piatti, ed è lì che è stata rinvenuta, anche sono state rinvenute in quel territorio delle antiche fornaci dei Romani, quindi voglio dire, noi ne abbiamo di cose da raccontare, così come la seta di San Leo, cioè quest'anno abbiamo presentato il panettone adagiato in questi tessuti preziosissimi che insomma, voglio dire, grazie proprio agli uomini che hanno creato quel famoso borgo, e dove sono stati fatti degli esperimenti sociali spettacolari, unici nel mondo. I primi in assoluto, quindi voglio dire, c'è tanto da raccontare, c'è tanto tanta storia dal quale ma con la tutela di un principio di autorità. In quell'occasione abbiamo
presentato un panettone fatto con il gelsi, candito, esatto, con il gelsi, con il gelsi. Detto comunemente con i ceusi, giusto? Ceusi, sì, quelli rossi, che quindi in pratica hanno ripreso il tema della seta, no? Con abbiamo fatto con dello zucchero dei filamenti e tante piccole meringhette che volevano simbolicamente erano dei bacchi da seta. Cioè, e quindi c'era un qualcosa che era legato, c'è una storia, c'è una storia, il prodotto come deve pure, anche raccontare come per esempio abbiamo preso il falerno e abbiamo messo per la prima volta il falerno in un vino antico di 2000 anni nel panettone, cioè non raccontato vini di 100-150 anni, stiamo parlando di vini di 2000 anni. 2005 il Falerno, quasi 3000. È il vino più antico, è greco. Sì, e tanto è vero che poi andava nel... Poi ti racconto la storia del Falerno. Sono quelli che hanno fatto la storia, vini che sono lì, e come pure per esempio è stata la Melannucca, nostra campana, seguendo una lavorazione di candidura che dura 8 giorni. Cioè fatta soltanto con acqua e zucchero, dove per una reazione osmotica naturale esce l'acqua dal prodotto, entra lo sciroppo di zucchero e si conserva così in una maniera naturale che forse potrebbe essere, un po' bruttina a vedere, perché magari non ha il colore, non c'ha zolfo, non ha l'idride solforosa dove è stata conservata per anni, quindi viene un prodotto... Ma io devo costruito il laboratorio, giustamente dire, tanti di noi, io per primo sono stato quello che fondamentalmente non ha mangiato canditi per anni, perché alla fine siamo stati abituati a essere figli della tecnologia. Un prodotto naturale è poco bello, però è un prodotto che ha subito un processo naturale per essere candito, non ha più l'acqua all'interno, ma questo sciroppo al 72%. Quello che mangiamo dalle industrie è mantenuto in anidride solforosa per anni, dove ha perso colore e sapore, e gli vengono aggiunti, e gli aromi essenziali gli vengono tolti perché poi li vengono in una maniera indiretta. Quindi, vabbè, adesso basta. L'unica richiesta sarebbe portare il panettone sulla luna, magari, se si può. Lo dobbiamo chi lo sa, chi lo sa. Poi anche se dovete vivere a terra di lavoro sotto, provincia.